Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. In questo video, che sarà diviso in due parti, questa è la prima, voglio parlarvi di un'altra storia della cronaca nera italiana. Voglio parlarvi del massacro di Novi Ligure. Siamo in Piemonte, in provincia di Alessandria, a Novi Ligure, e sulla strada che porta verso il centro della cittadina c'è la villetta della famiglia De Nardo, abitata dal papà Francesco, un dirigente d'azienda, dalla mamma Susi e dai due figli, Erika di 16 anni e Gianluca di 11 anni. I De Nardo sono una famiglia molto agiata. A testimonianza di questo c'è la loro iscrizione al Rotary Club ed allo Sporting Club. Erika da qualche tempo frequenta il 17enne Marco Favaro, che si fa chiamare però da tutti Omar. I Favaro sono una famiglia benestante, ma non agiata quanto i De Nardo. Pertanto i genitori del ragazzo vedono questa frequentazione come l'occasione per poter compiere un salto nella scala sociale. Il rapporto tra Erika ed Omar ha sempre visto Erika nel ruolo di regina ed Omar nel ruolo di suddito. Era stata anche la ragazza nella primavera del 2000 a prendere l'iniziativa. Infatti aveva inviato un messaggino ad Omar sul telefonino con su scritto: sei carino. Omar aveva risposto: sei carina anche tu. E da qui era iniziata la loro storia. Erika si è però subito dimostrata una persona molto gelosa, molto possessiva e che voleva essere esaudita in ogni suo desiderio. Per questo motivo Omar all'inizio dell'estate l'aveva lasciata, ma con la riapertura delle scuole i due ragazzi si erano riavvicinati e pertanto la loro relazione era ricominciata. Trascorrevano dopo le lezioni i pomeriggi chiusi all'interno della cameretta di Omar, leggendo i libri di Stephen King, giocando con la PlayStation e estraniandosi sempre di più dagli altri amici, ma progettavano anche l'uccisione dei genitori di Erika. Nei piani della ragazza, infatti, c'era questa volontà, ossia uccidere i suoi genitori, andare a stabilirsi all'interno della villetta di famiglia insieme ad Omar e fare molti bambini, e avrebbero potuto tenere con sé pertanto anche il piccolo Gianluca. Ma come vedremo nel corso di questa storia, qualcosa andrà diversamente. Gianluca infatti non doveva essere ucciso, ma questo lo vedremo nella seconda parte. Omar viveva nella costante paura di essere abbandonato da Erika e pertanto cercava di esaudirla in ogni suo desiderio. La sera del 21 febbraio del 2001, alla porta dei vicini di casa dei De Nardo va a bussare Erika, scalza, e dice che all'interno della sua abitazione sono entrati dei ladri albanesi che volevano rubare ed hanno anche ucciso la mamma Susi ed il piccolo fratellino Gianluca. Vengono quindi immediatamente chiamati i soccorsi, arrivano i carabinieri che al piano inferiore della villetta trovano Susi morta in una pozza di sangue e al piano superiore, all'interno del bagno, annegato nella vasca jacuzzi, trovano il piccolo Gianluca. Arriva anche il padre, il signor Francesco, disperato per quanto accaduto, abbraccia Erika e le dice: da questo momento papà non ti lascerà mai da sola. Nel frattempo, al di fuori della villetta, si è radunata una piccola folla
che è indignata ed è disperata per quanto accaduto, e balza subito all'occhio l'atteggiamento di Erika ed Omar, i quali sembrano estraniati dal contesto e non piangono. Sono però anche gli unici due testimoni di quanto accaduto e pertanto i carabinieri li conducono in caserma. Dalle dichiarazioni dei ragazzi e dai primi accertamenti dei militari dell'arma c'è però subito qualcosa che non torna. Infatti le impronte lasciate da Erika sono impronte di chi cammina e non di chi corre perché è in pericolo, avendo sorpreso dei ladri ed avendo visto all'interno della sua abitazione la mamma ed il fratellino morti. Secondo, all'interno dell'abitazione ci sono sì i cassetti a soqquadro, gli armadi aperti ed i libri a terra, ma non sono stati toccati né i soldi e né i gioielli. Terzo, sulla scena del delitto c'è troppo sangue e pertanto l'omicidio non è stato commesso da chi è stato sorpreso a rubare e quindi ha cercato di fuggire, ma è stato commesso con premeditazione da chi odiava profondamente le sue vittime. A questo punto vengono chiamati per l'interrogatorio formale, ma il giudice, nell'attesa, li fa accomodare all'interno di una stanza nella quale sono state piazzate delle cimici. I due ragazzi si baciano, ridono, scherzano, ma è sempre Erika a tenere in mano la situazione e a dire ad Omar di non preoccuparsi, perché intanto loro e soltanto loro sanno come sono andate veramente le cose. A questo punto ce n'è abbastanza per arrestarli con l'accusa di omicidio plurimo. Questa è la prima parte della storia dedicata al massacro di Novi Ligure. Io vi do appuntamento alla seconda parte e vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a lasciare un like, a commentare e a condividere questo video. Grazie a tutti per avermi seguito e ai prossimi video!